bentornati. Finalmente sono riuscita a fare questo video haul. Praticamente sono tornata da più di 2 settimane da Reggio Emilia e ancora non riuscivo a girarlo. E niente, passo subito a farvi vedere gli ultimi miei acquisti, sia di quando sono stata a Reggio Emilia, sia delle ultime settimane. Allora, prima di tutto vi faccio vedere cosa ho comprato al Tiger di Reggio Emilia quando sono stata lì, che è abbastanza grande. Io non sono abituata perché a Teramo è molto piccolino. Quando sono andata lì erano appena arrivate alcune cosine di Halloween, non tantissime, quindi ho preso questo filo, vi faccio vedere, questo filo con le zucchette, con le lucine che userò per qualche sfondo per le video ricette di Halloween. Poi ho preso questo breakfast cup, praticamente è un bicchierone con sopra il porta cereali per lo yogurt, è perfetto per quando vado al lavoro. Infine ho preso questo libro, quaderno di ricette, non si vede bene perché c'è la carta, ecco qui, molto carino, mi è piaciuto tanto, poi 3 euro, veramente un amore, eccolo qui, carinissimo. Naturalmente non potevo rinunciare ad entrare da Zuiki quando sono andata al centro commerciale I Petali a Reggio Emilia. Ho preso questo maglioncino molto carino, mi piace tanto lo scollo, è di cotone, è leggero, però va benissimo per adesso. L'ho pagato 12,90 euro, una cosa del genere, io adoro Zuiki. E poi sono stata anche ad H&M a Reggio Emilia, che ha tipo 350 piani. H&M che sta qui a Teramo proprio è minuscolo al confronto, è comunque abbastanza grande. E ho preso questa camicia verdone, scusate la luce non è il massimo, questa camicia verdone con le maniche così a me fanno impazzire. E questa costava 19,99, eccola qui. Non si vede, non si capisce, scusate. Poi sono stata al Naturasì e lì ho fatto praticamente man bassa, a parte alcune cose che ho comprato che vi avevo già fatto vedere in passato, sono tutte cose che utilizzo spesso, ho preso tante cosine nuove. Allora, intanto ho preso i fiocchi di segale integrale grandi, perché quelli di avena integrale grandi che prendo di solito erano finiti, e anche i fiocchi d'avena piccoli, sempre integrali, tutti e due della Ecore, è una marca che mi piace tantissimo e che vi consiglio se vi piace mangiare i fiocchi che sono nel latte oppure per fare i dolci. Poi la mia amica Francesca mi ha consigliato il couscous integrale della Ecore, eccolo qui. Io di solito uso quello dell'alce nero e mi sono trovata bene, quindi adesso proverò anche questo, poi vi farò sapere. Ho intenzione anche di fare qualche ricettina veloce con il couscous. Ho preso il lievito della Bio Vegan, questa qui, la polvere lievitante per dolci, che mi è stata consigliata dalla mia amica sempre Francesca. Io di solito, come sapete, utilizzo il cremor tartaro unito al bicarbonato, questo alla fine è praticamente la stessa cosa, però volevo provarlo e fino adesso mi sono trovata bene. Questo qui non ho più la scatola perché l'abbiamo presa io e la mia amica Francesca insieme per provarlo, quindi ce la siamo divisi e ho lasciato la scatola a Reggio Emilia da lei. Ed è il mochi. Il mochi, non so se per chi come me è appassionato di Giappone lo conosce, è un dolcetto giapponese fatto di farina di riso glutinoso. È la prima volta che lo trovo di farina di riso glutinoso integrale, quindi lo proverò assolutamente. Poi ho compreso il riso soffiato integrale biologico sempre della Baule Volante e i cornflakes integrali, questi qua l'avevo già presi una volta, sono, non riesco, non so se vi, ecco qui, sono buonissimi, sono senza niente, soltanto mais integrale fatto a cornflakes praticamente, è veramente molto buono sia per dolci sia per panare. E sia naturalmente per mangiare in mezzo allo yogurt. Poi ho preso 2 tipi di crackers di segale. Uno è di segale semplice così e uno di segale e farro. Sono senza lieviti, biologici e naturalmente di cereali integrali e sono un'ottima alternativa al pane. Vi faccio vedere come sono fatti. Eccoli qui, assomigliano ai wasa,
sono molto buoni, la confezione è veramente molto piena, ce ne sono tantissimi, quindi ho fatto una bella scorta. Poi ho preso altri tipi di cracker che sono così e sono all'avena, eccoli qui, sono uno alla curcuma e pepe, questi con la scatola gialla, ed uno con le alghe marine, sempre tutti e due all'avena e sono della Baule Volante. Questi sono veramente molto buoni, mi sono piaciuti e sono in monodosi da 3, ecco qui, anche questa è un'alternativa al pane. Sono, anche se preferite usarli per uno snack o per colazione con il formaggio, insomma sono molto buoni anche per quello. Poi ho preso la farina di grano tenero integrale perché avevo bisogno di nuovo di scorta, questa qui è della Terre d'Ecor, è molto buona, l'avevo già usata, ve la consiglio. La farina di castagne, questa qui, anche questa ve la consiglio, è molto buona, l'ho presa al Natura Sì naturalmente. E questa semola integrale di grano duro della marca Timilia, che mi ha consigliato amica Francesca per provare a fare gli gnocchi. Ecco qua, quindi appena la provo vi faccio sapere. Poi oltre alle gallette di farro, quelle classiche integrali quadrate della Ecor che adoro, ho preso anche queste gallette tonde di mais rosso integrale. Eccole qui, qua della Re Vittorio. Sono molto buone, croccanti, veramente veramente buone, di mais rosso. Le volevo provare già da un po'. Infine due chicchette che ho preso perché Francesca me ne parlava sempre, io non vedevo l'ora di prenderle. Ho preso questa crema di nocciole della Ecor, che praticamente è soltanto nocciola. Nocciola tostata 100% ridotta a crema, è la fine del mondo. Io l'ho messa sui waffle di zucca che ho pubblicato venerdì. Se non vi ricordate, vi metto il link qui e nell'info box. È buonissima, la potete mettere nello yogurt, sopra i pancake, è eccezionale, veramente buonissima, è di pura nocciola praticamente, è finita già, perché è durata pochissimo, in mano a mio marito è durata veramente pochissimo. E poi ho preso le fave di cacao bio crude in pezzi, naturalmente 100% cacao, questa è dell'Ambrosia, è veramente buonissimo, io a Reggio Emilia le ho provate da Francesca, eccole qui, nel latte di avena, ma potete metterle anche nello yogurt, nel latte di qualunque tipo vi piace, e sono veramente buonissime per chi ama il sapore del cacao vero, quindi come me che amo il cacao amaro tantissimo, quindi questo qui è quello che ho preso a Natura Sì. Ho fatto un giretto anche alla Coop, perché io la Coop non ce l'ho a Teramo, ce l'ho abbastanza distante, in Abruzzo si trova, mi sa, a Pescara e a Chieti, quindi abbastanza lontano. Ho scoperto però che nelle Marche si trova anche ad Ascoli Piceno, Ascoli Piceno è un pochino più vicino a Teramo. Allora, ho preso questo balsamo labbra idratante protettivo della Vivi Verde Coop, che mi ha consigliato Francesca, anche perché il mio della Lavera sta per finire, comunque quello della Lavera ve lo consiglio, è veramente buonissimo, e quindi appena ho finito quello della Lavera vi dirò com'è, però mi è stato già consigliato, ho controllato su Beautiful l'applicazione e ha un ottimo inci. Poi ho preso la zuppa di legumi e cereali biologica, sempre della Vivi Verde Coop. Questa qui ha un ottimo bilanciamento di carboidrati e proteine, quindi mi è piaciuta tanto, sempre sul consiglio di Francesca. E poi ho preso questo latte di avena 100% vegetale senza zuccheri, che mi ha consigliato Francesca ed è quello che ho bevuto sempre da lei, quello con le famose fave di cacao al naturale, insomma veramente buono, questo ve lo consiglio perché è veramente buono, tutto questo alla Coop. Un acquisto che ho fatto qui a Teramo invece, che comunque sta in tutti i Lidl, siccome hanno messo la nuova scaffalatura, quella con tutti i prodotti biologici, vi volevo consigliare il riso integrale Thai Bonnet della nuova marca, questa della nuova sezione biologica del Lidl, che è questa qui, ed è di agricoltura italiana,
Il pacchetto da mezzo chilo costa 99 centesimi, io l'ho provato in insalata per adesso ed è veramente buono, magari è buono anche in accompagnamento della carne o a un curry, come preferite, insomma non è male, insomma per, per il prezzo che l'ho pagato è veramente molto buono, io comunque da Lidl compro diversi prodotti. E poi vi volevo consigliare una cosina che ho trovato al Conad. Il Conad adesso ha messo la linea biologica nuova, la Versonatura. Infatti vi volevo far vedere, ecco, io ho preso le mandorle l'ultima volta che ci sono andata perché mi servivano urgenti, ma comunque ha messo tantissimi nuovi prodotti, dai semi oleosi ai cereali, i legumi, il detersivo per la lavatrice, il cacao, insomma tantissime cose nuove. In più, qualche tempo fa, girando tra gli scaffali, ho visto questa frutta frullata 100%, praticamente una purea di frutta 100% biologica e senza zuccheri aggiunti infatti ho questo mele e banana, praticamente 75% mele e 25% banana, non c'è niente. Io di solito preferisco la frutta fresca, assolutamente, sicuramente non c'è paragone, però per qualche volta, se uno ha bisogno di uno spuntino al volo oppure di un ammazzafame, insomma, ecco come si dice, oppure quando va in palestra non ha possibilità di trovare, insomma questo non si rovina subito, cioè fin quando è chiusa non si rovina, quindi è comodo da tenere in borsa. Però poi una volta aperta deve essere consumata il più presto possibile, cioè entro la giornata, perché poi si rovina, e questo mi fa pensare che sia comunque qualcosa di buono rispetto a tanti altri snack che non sono il massimo. Eccolo qua, la marca è Natura Nuova Bio, io l'ho trovata al Conad, ma so che si trova anche in altri supermercati perché l'ha preso anche la mia amica Ilaria del canale Polvere di Riso. Io vi lascio il link del suo canale e anche del video dove ne parla, perché se non ricordo male ne ha parlato in un video dei preferiti. Niente, io spero di non essermi dilungata troppo, vi volevo mandare un bacio grande e al prossimo video. Ciao!